Sì, allora vi do qualche dettaglio di base. Non vi parlo del centro, che è un centro interdipartimentale, quindi che unisce anime sia informatiche che, diciamo, umanistiche in senso molto lato, cioè si va dall'umanistica classica, tra virgolette, alla comunicazione, alla giurisprudenza, all'economia, al marketing, quindi insomma è un'umanistica molto allargata. E perché trovate tutto, poi se vi serve altro me lo dite, ci possiamo sicuramente poi approfondire, ma insomma trovate tutto sul sito, quindi sito di dhcamore.unimore.it, quindi lì trovate anche i tipi di progetti in corso, come è nato il centro, qual è il suo regolamento, le sue anime componenti, quindi non vi tedio, diciamo, sulla parte istituzionale perché è forse la meno rilevante, cioè meglio, è più accessoria rispetto alla vostra domanda. Venendo alla domanda, allora, diciamo, voi secondo me avete individuato un collo di bottiglia in cui tutto il sistema è, cioè noi siamo al collo di bottiglia in cui c'è stata una proliferazione di piattaforme digitali o digital library o banche dati a seconda diciamo, del grado di materiale digitalizzato presente o non presente, quindi ti do solo i dati oppure ti do dei dati attaccati a un'immagine essenzialmente. Però al di là delle formule, il problema che è stato prima dei cataloghi, adesso è delle banche dati e delle digital library, è proprio quello che ognuno ha seguito un po' un suo metodo empirico. Di fatto è che il grande sforzo adesso, che in Italia non è stato fatto, in Francia l'hanno fatto 20 anni fa, ormai è quello di razionalizzare e ricondurre a unità o a interoperabilità comunque le varie banche dati. E come sarebbe la vostra, diciamo, cioè quella di cui voi mi avete parlato, insomma, che mirereste a fare. Al Ma netto noi di non questo. miriamo a fare una banca dati, scusi se l'interrompo, No, no. miriamo a raccogliere dati utili a che vengano fatte proprio nella direzione che dice lei, evitando doppioni, strade idiosincrasiche, eccetera. Questo è un Sì, po' sì, l'indirizzo. sì, sì, sì. La Ok. nostra ricerca di rilevazione, non di implementazione di alcunché. Ok. La situazione, quindi già lei ci sta, cioè, dicendo appunto degli elementi rispetto al quadro. Su questa Certo. Francia, questo Gallica, se lei va su, sì, che è quella dove capitiamo senza saperlo, quando cerchiamo qualche documento che è la Bibliothèque Nationale de France o dintorni, o un libro, un la Google. dottoressa Antoniola ha fatto un dottorato all'Ecole Allora d'Otticidio, direi che dovrebbe sapere che cos'è sì. Gallica, No, quindi. anche lo so anch'io, Sì, quindi. no, No, ma no, infatti volevo dire che ne dire. avrà abbondantemente fruito D'altra anche. parte che i francesi centralizzano e noi ci mettiamo dei secoli in più, mi sembra anche un classicone, quindi. Sì, non è una cosa nuova nella storia. No. Però, appunto, al di là di questo, diciamo, vi posso dire come abbiamo provato a ragionare noi sul prototipo di Digital Library di Modena. Cioè, dove Modena è un prototipo, non è l'obiettivo, che adesso si estende a Reggio e che sta iniziando a lavorare, ad esempio, con la Città del Vaticano, per dirne un'altra. Quindi non ha una base territoriale. Io ve la presenterò territoriale perché l'esperimento prototipale è stato su un territorio. Ma non è la vocazione di questa banca dati, di questa, scusate, Digital Library. In estrema sintesi, noi abbiamo fatto qualcosa che tipologicamente può essere un po' simile a quello che state, diciamo, tentando di capire voi rispetto ai soggetti e al territorio di cui mi avete parlato, e cioè noi abbiamo preso vari istituti culturali che detenevano patrimonio, noi siamo aperti a tutti, cioè chi vuole venire può aderire, non siamo noi che li scegliamo, noi siamo una specie di condominio accogliente. E al netto di questo abbiamo sostanzialmente accolto tutti e sviluppato con loro una riflessione su qual era una base comune, che vuol dire, diciamo, tradotto quali sono i dati, le tipologie di metadati che tutti possiamo dirci vanno bene per tutti, tenendo presente che avete patrimoni differenti per tipologia documentaria. Documentaria vuol dire dal documento al quadro, all'oggetto, all'audiovisivo, al libro e così via, insomma, tutto ciò che può essere testimonianza culturale essenzialmente, in senso molto lato.
Quindi tenendo presente che avete diversi tipi di documentazione, diversi obiettivi istituzionali, perché andiamo dall'archivio delle pergamene del Medioevo ai manifesti degli anni 70 delle femministe, dico per i due estremi a caso, e che siete parte di istituzioni che hanno anche obiettivi molto diversi tra di loro. C'è chi lavora sulla memoria del Novecento in una chiave più di impatto sociale, c'è chi invece è un classico istituto di conservazione, per esempio un archivio di Stato, c'è chi invece appunto sono magari a un museo, quindi ha una necessità di dialogo col pubblico diverso e così via. E adesso stiamo sviluppando questa stessa interlocuzione, cioè questa piattaforma che ora voi, se andate a vedere, è in fase di implementazione, è stata rilasciata a febbraio, quindi è da poco che esiste, e la trova è lodovico.medialibrary.it, sul nostro sito trovate tutti i riferimenti. Questa piattaforma è federativa, cioè noi abbiamo deciso di dire, ok, tutti quelli che aderiscono in qualche modo. Cioè, come se si facesse una sorta di patto che nasce da una lunga riflessione, perché ci abbiamo messo un anno e mezzo di dialogo con loro per farli arrivare a una base comune, governata da noi, però, cioè su una nostra proposta. Ma quando lei dice con loro, sta dicendo, sta prendendo Modena, Reggio e Vaticano? No, per ora sto dicendo solo Modena, che è stato il prototipo. Modena, Però quindi. questo le posso interrompere anch'io per un Prego, sì, chiarimento. Abbiamo certo. fatto lunedì un seminario con un gruppo di operatori tecnici per vedere come sono i possibili dispositivi applicativi che si possono usare e alcuni di questi variamente avevano collaborato alla costruzione dell'archivio digitale Biblioteche Estense di Sì, Modena. la tecnologia è la La stessa. domanda era, tra questi federati c'è anche la biblioteca estense e quel sistema lì di cui noi per questo recente anche chiarimento siamo abbastanza a conoscenza o no? Sì, l'architettura è identica e la biblioteca estense è una cosa, è una condizione leggermente diversa da tutti gli altri enti culturali con cui abbiamo del territorio di Modena, perché è stata quella che è riuscita, con un finanziamento grandissimo da parte di una fondazione privata, a sostenere sostanzialmente le spese, chiamiamole di impianto. Ora cosa è successo? Che noi abbiamo preso questa tecnologia, cioè lo stesso schema, okay, che però nel caso dell'estense è verticale, cioè è solo sulla biblioteca estense, e l'abbiamo sostanzialmente adattato, noi università, scusate, l'abbiamo adattato a una platea di potenziali interessati plurale. Adesso che questa cosa è stata messa a terra, l'abbiamo fatta, l'abbiamo prototipata, e si sta estendendo a accogliere altri territori, Reggio, Vaticano, quelle cose che vi accennavo. A questo punto noi stiamo anche dialogando con la biblioteca estense, che ha già quindi la sua digital library, che è una sorta di gemella della nostra, per arrivare invece a una unificazione delle due digital library, che è una opzione, tecnicamente parlando, di mera visualizzazione. Cioè, ve la dico al contrario, perché il percorso genetico della cosa è diverso da quello che invece, se uno parte ex novo, oggi farebbe. Oggi si farebbe così. Ti offro questa piattaforma, questa digital library federativa, a te, ente culturale o ente in generale che sei interessato a digitalizzare e archiviare e rendere fruibile il tuo patrimonio. Questa piattaforma ha un patto federativo sottostante, cioè un modello di metadatazione che è quello e che deve essere quello. Rispetto al quale si ingaggia un confronto, che è un confronto vi direi interpretativo. Mi spiego, prendo l'esempio con una cosa molto semplice: la categoria titolo che c'è per tutti deve essere così e deve essere titolo, e tutti devono riempirla e standardizzarla. Che cosa vuol dire titolo se sono davanti a un libro? È intuitivo. Che cosa vuol dire invece titolo se sono di fronte a una registrazione audio o a uno spettacolo teatrale? O allora questo genere di adattamento, che è come io interpreto rispetto a uno specifico patrimonio quella categoria, che è un contenuto eminentemente di ricerca,
Questa cosa è il percorso di accompagnamento che tu fai con l'ente culturale, con l'ente, scusate, chiunque esso sia. Questa parte, la parte, diciamo, è il vero, diciamo così, problema di impianto, tra virgolette, cioè la vera difficoltà che io ho all'inizio per portare qualcuno dentro al sistema. È diciamo, la fatica, la costruzione che devo fare. Ma al netto di questo, diciamo, il dopo, però, se tutti entrano in quell'architettura e ci entrano interpretandola nella maniera confacente alla loro missione, al loro obiettivo, a quel punto dopo tutti i dati di tutti dialogano. E il plusvalore sta qui, cioè nel fatto che nel momento in cui io ho un processo centralizzato, questo processo diventa automaticamente federativo, perché i dati vengono standardizzati tutti alla stessa maniera, vi parlo di cose banali, Luigi II, come lo faccio col 2, col 2 romano, col 2 il pallino, sono banalità, però se lo faccio in un modo, nell'altro ancora, i dati non dialogano. Non lo trovo, certo. Però questo... scusi, posso fare l'intervento certo. per capire, non per impedire di proseguire. Cioè, questa cosa che lei sta dicendo riguarda i cataloghi, cioè riguarda il modo in cui sono inseriti i dati. Esistono già dei cataloghi, faccio per dire, IQ ha uno standard unificato che non riguarda, sì. Se lei va a vedere le registrazioni audio, ci sono anche quelle in IQ, certo. Cioè per dire che il catalogo c'è già. Quello che fate voi cos'è? Un approfondimento del catalogo, no, o la messa a disposizione sulla base del catalogo di materiale digitalizzato? Esatto, è questo il punto. Cioè la differenza tra una banca dati o un catalogo e noi è che noi siamo una digital library, cioè diamo il materiale digitalizzato. E ovviamente il materiale digitalizzato sotto, per essere fruibile, ha un catalogo e una banca dati, cioè ha una banca dati, anche un catalogo e poi una banca dati, quindi ha un catalogo, una banca dati sotto, che noi gestiamo con un software, ma questo se l'avete, sono gli stessi applicativi che avete visto per la biblioteca Estense, quindi sono Arianna, che è un software di archiviazione, che è usato da quasi tutti gli istituti culturali che pertengono al mondo degli archivi, ad esempio, quindi questo è un grande vantaggio operativo perché possiamo direttamente assorbire i metadati da lì. C'è un altro sistema che si chiama Jarvis, che però al di là del nome è ciò che gestisce le immagini, ok? E c'è MLOL, che è il sistema che usiamo per il catalogo, per diciamo l'Emilia Romagna usano normalmente per i suoi libri e per le sue biblioteche, che associa questi due ingredienti. Quindi restituisce all'utente la immagine Jarvis associata ai metadati Arianna. Quindi di fatto ricongiunge questi due elementi. Sono tre livelli sostanzialmente: archiviazione, trattamento immagini, restituzione del combinato tra le due. E nel vostro caso il punto potrebbe essere o che tutti si rifanno se i materiali sono omogenei tipologicamente, ha un catalogo di riferimento, l'IQUN può essere ad esempio un tipo di metadatazione di riferimento, ovvero un criterio di catalogazione, e l'IQUN ne può fornire uno. Anche se vi aggiungo il grande svantaggio forse del criterio di IQ è la pesantezza, cioè il fatto che è come per i manoscritti, sarebbe la stessa cosa per Manus, che è invece il sistema che l'IQ ha elaborato per la metadatazione dei manoscritti, sono sistemi pesanti, cioè pensati diciamo con criteri biblioteconomici o comunque di catalografici molto rigorosi. Questa cosa a volte è il famoso ottimo che è nemico del buono, cioè per fare una scheda rischio di metterci a volte, non so, di un manoscritto ci posso mettere anche un'ora, ok? Il nostro sistema di metadatazione, che ovviamente ha un rigore scientifico di base ineludibile, ma è invece è pensato per andare molto più rapido, perché il plusvalore non sta, diciamo, nella profondità e raffinatezza del dato, perché io l'oggetto lo vedo, cioè lo posso fruire direttamente. Quindi il grado descrittivo è importante, naturalmente è importante che sia preciso, scientificamente attendibile,
ma è importante che sia, che mi consenta di ritrovare l'oggetto. Dopo l'oggetto lo vedo, cioè lo fruisco. Quindi non ho bisogno, per intenderci, faccio un esempio molto molto banale, di dire il manoscritto ha per ogni pagina 30 righe su due colonne, faccio per dire un elemento a caso, o a pagina 5 si trova una miniatura, ok? Cosa che magari Manus mi chiede, perché io lo posso vedere sfogliare quel manoscritto. Quindi sostanzialmente, mentre l'IQ pensa a un dato di catalogo, cioè un dato che è privo di un oggetto accanto, la Digital Library prende il catalogo o il dato o il cosiddetto metadato e lo associa a un oggetto. E questo naturalmente funziona se alleggerisce la metadatazione. Nel senso che così io riesco a metadatare molto più rapidamente e quindi a rendere fruibile molto più materiale. E ciò non toglie che la cosa importante è che l'architettura però dei metadati sia pensata prima in maniera molto rigorosa e poi adattata di caso in caso in maniera adeguata. Quindi se uno mi dice io come titolo ci voglio mettere le mie impressioni sul film, no. Il titolo dobbiamo codificare che è un titolo che, ho detto una sciocchezza naturalmente, ma descrive in qualche modo il contenuto di massima dell'opera o dell'oggetto che stai catalogando. Poi, dopodiché lo fai hai un grado di libertà dentro questa cosa, però diciamo il sistema funziona se tutti si attengono a delle regole di minima comuni e condivise. Quindi questo è sostanzialmente il nostro impianto di base. E noi questo sistema di metadatazione, che badate è un sistema poi molto, molto semplice, cioè che parte da, diciamo, immaginate che Arianna è un software di archiviazione che può avere, adesso non ricordo, ma qualcosa come 300 campi implementabili. MLOL, quindi chi me lo restituisce, di campi ne ha 15. Quindi noi ci troviamo tra cioè una stivabilità di dati tendente a infinito e una possibilità di restituire dati invece molto ristretta, perché ovviamente sono due obiettivi completamente diversi. In uno ti voglio far trovare un oggetto e te lo voglio in qualche modo restituire in maniera semplice e intuitiva, nel secondo invece ho bisogno di archiviare dei dati perché sono un archivista o sono un ente culturale, eccetera, eccetera. E che ha bisogno di informazioni aggiuntive, quello che è. Al netto di tutto questo, noi abbiamo elaborato, diciamo, sostanzialmente un che cosa prendo da Arianna e che cosa posso, diciamo, riconducendolo in maniera univoca a una categoria di restituzione che viene fatta da MLOL. Quindi questa è stata l'associazione. Per capire cosa era imprescindibile, ci siamo messi in dialogo con gli enti culturali. Una volta validato il modello però è quello adesso, punto. Quindi adesso un po' il discorso è, adesso che il prototipo l'abbiamo creato, l'abbiamo messo a terra, l'abbiamo fatto girare, vediamo che funziona, o comunque, cioè in realtà lo stiamo migliorando, ma insomma diciamo sostanzialmente sì, non abbiamo trovato controindicazioni strutturali al momento, e quindi ci pare che vada, adesso chi aderisce a quel modello lì, fatto così, punto. E quindi secondo me è un po' questa la chiave, cioè la chiave è quella appunto di aggregare in maniera federativa, perché, cioè, dopodiché vi aggiungo l'ultima cosa, siccome comunque le varie istituzioni hanno poi, specie quelle grandi, hanno esigenze di visibilità istituzionale, la nostra piattaforma Digital Library è una Digital Library multi-tenant cosiddetta, cioè dove ogni ente è invisibilmente per l'utente, quindi l'utente non si accorge di questo, ma ogni ente ha i suoi dati in un suo canale, diciamo così. L'utente non si accorge di nulla, perché l'utente vede tutto insieme e può ovviamente filtrare, ma il concetto è che l'utente non vede per ente, l'utente vede tutto, quello che risponde alle sue chiavi di ricerca. Poi lo può filtrare per ente, per altre categorie, per tipologie, poi può fare tutti i suoi filtri. Se un ente vuole, cioè ha esigenze, chiamiamole identitarie, può essenzialmente avere un'interfaccia personalizzato che fa vedere all'utente il suo patrimonio e non quello degli altri,
ma questa interfaccia comunica con il sistema, quindi di fatto ha sostanzialmente due livelli di restituisce due livelli di risultati, uno che è solo pertinente all'ente e un secondo livello che è sotto fisicamente dei risultati che è pertinente al sistema. C'è poi un terzo livello che è il mondo open, quindi diciamo, questa piattaforma dialoga con tutte le altre piattaforme, ad esempio Gallica, che aderiscono allo stesso protocollo informatico che noi usiamo, che è il IIIF, che è la stessa cosa che avete trovato nella biblioteca estense, quindi è sempre la stessa tecnologia. Quindi questo è un po' un bilanciamento tra esigenze identitarie, diciamo così, che sono legittime, perché poi ognuno ha da sviluppare la sua mission, la sua funzione, eccetera, eccetera, e invece un'esigenza federativa che è un'esigenza di servizio all'utente, fondamentalmente. Beh, una domanda, ha un costo poter accedere per un utente, per un pubblico generico? No. La filosofia è assolutamente no open access, no. E per gli enti culturali al momento aderire, cioè un ente culturale che deve aderire, il costo in gran parte per ora in pancia all'università, però il costo dell'infrastruttura grossa, diciamo, però il costo è abbastanza minimo per invece un utente inteso come ente che vuole depositare il suo patrimonio, nel senso che stiamo parlando di un canone che, adesso vado a spanne, un canone anno, c'è cioè un piccolo costo di impianto che sono intorno ai 2000 euro per aprire, diciamo, il proprio tenant, cioè il proprio spazio a sé riservato, e poi c'è un canone annuo che è intorno ai, mi pare, 1000 euro all'anno. Questo canone vuol dire che il tuo tenant istituzione viene mantenuto aggiornato, mantenuto, servizi di recovery, preservazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste sono un pochino le... Quindi per dirvi che è un costo sostanzialmente inferiore a quello di un sito, ecco, quindi... Ma è una domanda, un'altra, cioè, nel senso, che partecipano già a questa insomma, piattaforma federativa, ci sono istituzioni che per lo più fanno riferimento ad archivi di che tipo? Tipo librario? O anche di un materiale audiovisivo? Allora, di materiale audiovisivo alcuni lo hanno, non abbiamo ancora iniziato a cioè non abbiamo ancora affrontato il caricamento di queste collezioni, perché loro hanno, perché il nostro criterio è diteci voi cos'è prioritario per voi in questo momento, far vedere. Cioè qual è il pezzo di patrimonio culturale vostro che voi detenete, che voi volete versare. Per ora, in questo momento, se aspettate 2 mesi ne trovate molto di più. Diciamo che tra 2 mesi trovate dal manoscritto antico al codice miniato, al materiale a stampa, già lo trovate, queste tre cose, troverete dei dattiloscritti tra un po', e degli oggetti, dei reperti museali. Questi sono degli oggetti, sono dei reperti anatomici di un teatro anatomico. Questi sono, diciamo, gli oggetti, le tipologie che più o meno adesso, cioè a breve, meglio non adesso, non ancora, ma a breve, nel giro di un mese e mezzo, due, troverete fisicamente su Lodovico. Però, cioè, la mia domanda è, per esempio, mettiamo il caso che se poi si estendesse, che ne so, a Bologna, la Cineteca potrebbe far parte, per esempio, con i materiali di questa piattaforma? Assolutamente, cioè, sì. O chiaramente esclusivamente film, eccetera. Certo, sì. No, quello che vi volevo dire è che non l'abbiamo ancora rilasciato, cioè non ci sono stati ancora enti culturali che, pur possedendoli, filmati ad esempio, ci hanno detto per noi è prioritario che adesso rilasciamo questo sulla piattaforma. Hanno preferito dirci altri materiali che loro hanno. Però assolutamente, sì, audiovisivo e l'oggetto museale, che però più o meno abbiamo già sdoganato, anche se ancora non si vede, cioè non è ancora rilasciato, soprattutto il multimediale in generale è il prossimo step, cioè la documentazione nativa digitale o audiovisiva, cioè fruibile solo tra virgolette, diciamo, in formato digitale. Sì, è il prossimo step questo, assolutamente. Beh, io avevo un paio di domande relative
Poi, vogliamo rubare troppo tempo, mi interessava molto anche il punto, eventuali sue indicazioni per reperire raccolte di best practice, che è un'altra cosa, quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso. Sì. Le mie domande erano proprio, direi, una di natura, se vuole, anche politica, cioè nel momento in cui lei dice il mio scopo è superare lo stadio in cui ciascuno si fa il suo catalogo, la sua libreria digitale, cioè la sua biblioteca digitale, costruisce in modo differenziato, però lei diceva il Q è troppo pesante per usarlo come termine di riferimento, però d'altra parte quello è il catalogo unico nazionale, volendo dire, in cui a cui tutti afferiscono, cioè lei sta cercando di porre, lei intendo questo progetto, certo, di porre uno standard innovativo che però si presenta come diverso da quelli finora esistenti, cioè anziché che secondo me, cioè uno per esempio non è che lei faceva l'esempio della Francia, che io ricordi dal catalogo della BNF direttamente si accede a Gallicard per qualunque manoscritto disponibile, sì, cioè c'è una connessione, non una costruzione di un altro sistema parallelo, se no appunto il principio politico di costruire un elemento che centralizza, nel senso che rende accessibile da qualunque punto, in realtà è una rete, diventa qualcosa che si perde per strada. La seconda domanda è un dubbio, cioè volevo capire com'è il posizionamento rispetto a questo tema. La seconda domanda invece è relativa a un aspetto, cioè in sostanza io quando costruisco un catalogo basato, un catalogo, un'accessibilità di una digital library basata su 15 items, io a quel punto record, io a quel punto ho una possibilità di ricerca molto limitata. Quando io incrocio i dati, chiedo cosa c'è di questo in tutta la digital library, e in quel questo passa attraverso quello che è stato taggato, codificato, sì, nei 15 record. È alle porte, pensando a cose che non bisogna rifare da capo ogni volta che c'è una svolta tecnologica, e alle porte evidentemente una costruzione con degli strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che probabilmente renderanno superfluo il tag, o quantomeno andranno molto al di là, perché diventano ricerche che elaborano delle grandi masse di dati sulla base di, io chiedo a tutti i film che sono centinaia di migliaia che ci sono nella Cineteca di Bologna, faccio per dire che è una delle più grandi d'Italia, certo, per quello, non solo perché sono questo progetto, tutte le scene in cui compare un gatto e quello me le tira fuori, sono alcuni milioni. Ecco, il vostro modello di digital library prevede che questa cosa stravolga la catalogazione, cioè è aperto a questo sviluppo, sì, o sì, andrà ristrutturato, sì, 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 sulla base di un eventuale sviluppo del genere? No. Parto da quest'ultima domanda, poi arrivo alla prima, perché la prima è semplice. No, nel senso che noi abbiamo al nostro interno, ma è una componente sperimentale, quindi non la vedete applicata adesso, abbiamo un gruppo che lavora con l'intelligenza artificiale, interno al nostro centro, che già sta sviluppando l'intelligenza artificiale, cioè allena degli algoritmi, in questo caso di riconoscimento automatico del manoscritto, del testo manoscritto, che è, diciamo, una sorta di prodotto evoluto rispetto all'OCR, al banale OCR che si applica invece al testo a stampa. Loro già lavorano sul riconoscimento dell'immagine, quindi diciamo invece è applicabile l'audiovisivo, e su quello hanno già ottimi risultati, quindi su quello siamo noi che non gli abbiamo chiesto ancora di lavorare su questo fronte, perché non abbiamo ancora materiale su diciamo di questa tipologia. Al netto di questo, la mia risposta è no, in questo senso che se un sistema di intelligenza artificiale ci genera dei metadati, a noi non fa problema. L'importante è capire dove li canalizziamo. Per cui, prendo l'esempio del gatto, il gatto per me è un soggetto, quindi è bene che vada dentro al campo subject. Se poi questo campo è un tag che viene generato da un sistema, diciamo, di intelligenza artificiale o
aggiungo io un tool alla piattaforma che mi consente di interrogare i file nativamente audiovisivi oppure i manoscritti, tutti i manoscritti dove tu, algoritmo, vedi comparire la parola papà, bene, sono per noi sono dei tool, cioè degli accessori, diciamo, alla piattaforma, che sono però integrati, questo voglio dire, cioè sono degli accessori nel senso che usciamo, tra virgolette, dalla logica del catalogo, quindi della ricercabilità attraverso chiavi di ricerca che sono preimpostate da un filtro critico di un essere umano. E dell'attribuzione di una rilevanza per una serie di parole chiave. Ci affidiamo invece a un altro sistema che va benissimo, che non è un problema, e però sì, questo si può fare. Rispetto all'IQ, il punto non è l'IQ, Manus e tutti gli altri software, miliardi di miliardi, XDAMS, che tipo la nostra regione usa particolarmente. Il problema non è fare una cosa diversa da loro. Cioè quello che fanno, che c'è in questi sistemi va benissimo, dobbiamo solo capire come, quali dati estrarre e da dove, per poi importarli, diciamo così, dentro questo sistema. E ovviamente questa logica può valere anche al contrario di come ve la sto raccontando. Sì, il problema è la comunicabilità tra i sistemi. Esatto. Però oggi è abbastanza basica. E al netto di questo, la diversità direi che sta nell'obiettivo dei due strumenti, cioè mentre l'IQ appunto deve costruire cataloghi, quindi basati, diciamo, poi adesso si iniziano anche a linkare OPAC ad esempio a Google Books ogni tanto, però mentre deve costruire cataloghi abbastanza spesso direi, cioè, esatto, quello è anche più anche Amazon se quello. Esatto, però la cosa che succede è che quando poi accade questo, c'è questo tipo di link, uno poi abbandona il catalogo, cioè quando è dentro la digital library non guarda più il catalogo, e perché hanno di fatto due obiettivi diversi. Allora il punto è, una volta che io mi sono se devo costruire una digital library, l'importante è che io arrivi all'oggetto che mi interessa o che mi può interessare. E se per fare questo estraggo alcuni dati di catalogo presi da IQ o da chi per loro, va benissimo, questo non è un problema. No, il problema è quello del neanche del sovraordinamento, ma della connessione tra i due, esatto, perché questo esatto, è il punto, esatto. Cioè, nelle due direzioni di marcia, perché se no non si riesce a capire, certo, cioè, se no si procede in parallelo non ha senso, è la moltiplicazione infatti, degli ambienti. Sono d'accordo. No, però su questo non intravedo oggi particolari problemi tecnologici. Meglio così. Detto questo, io le chiedo poi se Valentina ha altre cose da chiedere su questo punto, se no passo al successivo, dimmi mi pure. Rispetto alla questione della best practice, cioè nel senso a questo punto, per voi il modello, la vostra best practice di riferimento sia stata Gallica, per l'appunto. È stata? Ah, Gallica, SNI, cioè è stato in generale il tentativo di non disperdere sotto cataloghi, diciamo, parcellizzati, ma di cercare di unificare di unificare, cioè di federare il più possibile nativamente gli archivi su cui volevamo lavorare. Quindi di proporre un modello federativo e non un modello verticale. E da questo punto di vista, sì, Gallica è un ottimo esempio. Sì, sicuramente, ma anche europeana. E quali? Ah, ok, infatti li stavo chiedendo. Con cui stiamo quali altri dialogando per portare Lodovico su europeana. Ok. Cioè, se dialogando vuol dire stiamo cercando di capire quello che diceva il professore prima, cioè come trasferire i dati, rendere interoperabili i dati. Capito. Quindi Gallica europeana, abbiamo già detto, e però le dicevo, ma non che lei debba saperlo, ma visto che la sentiamo, a noi è utile appunto interpellare quelli con cui abbiamo contatto su questo. Lei ha idea di quale possa essere cioè se esiste, dove si trova una raccolta di best practice in questa per questo tema, o non le viene in mente niente? Praticamente vi direi paese che vai, cioè paese nel senso che a ogni parrocchia le elabora le sue pretendendo che siano migliori di quelle degli altri. Al momento sì, la risposta burocraticamente ineccepibile è sicuramente, però capite già che è contraria alla logica federativa che vi dicevo, è che
Tendenzialmente, appunto, bisogna fare riferimento ai parametri dell'IQ, sicuramente, perché è chiaro che è l'istituto preposto a questo tipo di elaborazione dati, tenendo presente tuttavia che l'IQ solo in parte, cioè diciamo la maschera di metadatazione dell'IQ, quindi il sistema con cui i dati, meglio di catalogo, che l'IQ ricerca, sono dati che hanno poca base comune tra le varie tipologie documentarie e molti gradi di variabilità, per cui una mappa geografica viene catalogata in un modo, un audiovisivo ha altri campi rispetto alla mappa geografica e per gli oggetti bisognerebbe andare invece nelle catalogazioni delle soprintendenze e così via. Quindi non c'è una... Poi lì c'è anche, come dire, il nano sotto la scacchiera, perché a me delle volte mi ha telefonato a casa per sapere se dei dati su dei record che mi riguardavano, quindi siamo proprio all'estremo lì, cioè, esatto. C'è una cura uno a uno del cataloguatore, esatto, con l'oggetto, ma questo capisco che no, io sì. Dicevo quello che è interessante è non disperdere il carattere di catalogo unico, poi certo, è ovvio che no, sono d'accordo, infatti bisogna, però diciamo che secondo me l'arco a tendere, adesso se posso permettermi, non è tanto, cioè se vi dovessi dire più che lì, nel senso più che guardare a Roma, guarderei a Bruxelles, nel senso che la dimensione ormai è quella tendenzialmente di capire come creare sistemi che siano integrabili e integrati con Europeana, perché Europeana è stato eletto ormai da un anno come il repository del patrimonio culturale europeo dalla Commissione europea, quindi è un po' quella la direzione di marcia. Poi è chiaro che è molto importante dare il più possibile omogeneità anche ai patrimoni culturali, diciamo, dei singoli paesi, nel nostro caso dell'Italia. Però secondo me non ce la faremo mai, cioè nel senso però che anche così a naso, io non è il mio campo, però cioè a naso mi sembra che però il senso sia di cercare di connettere i sistemi nazionali a uno sovranazionale, esatto, che esatto, non rifare tutto in base, esatto, a un modello così, sovranazionale. Ed Europeana vuole fare questo, esattamente, sì, Europeana sì, vuole fare questo, sì. Questo l'hanno capito, ma si tratta anche di capire con che via, insomma, se uno deve spianare il terreno prima di costruire, oppure se crea dei nessi tra i diversi quartieri separati. Mi scusi, sì, sì, lavorando con degli architetti mi vengono delle metafore strane, ma questo sì, era sì, un po'... No, ma è semplicemente, diciamo, è più da scultore, forse come metafora, ma diciamo che Europeana fa un calco della tua banca dati, se la mette in pancia e a quel punto la tua banca dati, la tua digital library, nel caso Lodovico, è su Europeana a quel punto. Quindi le due cose, ed è un meccanismo di export molto automatico, cioè non è una cosa che implichi particolari, come dire, sforzi umani o catalografici. Ho capito, questo sì, no, penso anch'io, a quel punto si tratta di far dialogare delle banche dati e non di rifarle, esatto, per appunto era il problema che le segnalava. Ma detto questo, scusi se mi ripeto, ma è per l'estrema chiarezza, in modo da non aver trascurato niente, sì, quindi a lei non risultano raccolte di best practice, cioè qualcuno che si è messo lì a dire ci sono 20-30 paesi o 20-30 sistemi o all'interno di un paese 10 sistemi diversi. Questa fate riferimento ai migliori che sono questo, questo e questo, se non appunto le scelte dell'Unione Europea che lei stava dicendo. Esatto, no, vi dico di no, la risposta non ci sono, senso, secondo lei. Questa no, è... ci sono, è de gustibus la regola, cioè nel senso che ci sono soprattutto i libri che trattano i problemi legati alle digital humanities fondamentalmente, quindi... propongono sempre esempi di progetti di digital humanities o di o per dire, non so, se guardate su le riviste specializzate, per esempio Archival Science, eccetera, ci sono periodicamente delle notizie, diciamo, sui sistemi, però siamo in una fase ancora, diciamo, molto sperimentale per certi aspetti. Sì, è per questo che si tratta di andare anche per l'Iran. Non è, esatto, non c'è, diciamo, come posso dire, non siamo ancora di fatto a quel livello per cui
che ne so, io per catalogare un manoscritto siamo tutti d'accordo che bisogna fare certo, questa cosa, la forse, eccetera. Siamo a... British Museum ha fatto lo standard e tutti si adeguano, questo è... Esatto, di solito è mi aggancio a uno standard che mi convince, che è fatto da qualcun altro, sì. Però non è uno standard... Che poi di solito c'è quello francese, quello tedesco, quello inglese e poi arriva la Library of Congress. No, detto questo, visto che ha fatto questo inciso e lei mi sembra molto più addentro sul tema che non è specifico rispetto a quello di cui stiamo parlando, ma di suo un mare magno, quali secondo lei si dovesse dire due titoli di libri per entrare nelle digital humanities buoni, quali sono? Allora, guardate, c'è una cosa secondo me molto basica, è un po' metodologica, ma una parte che si chiama umanistica digitale, che a parte una lunga omelia sulle sorti magnifiche del digitale iniziale, però ha dopo tutta una serie di casistiche anche, di progetti che sono stati fatti. Per il resto, diciamo... Perché cos'è un libro questo? Sì, è un librino della Mondadori, che in realtà è un libro scritto da un gruppo di Digital Humanities di Harvard negli Stati Uniti, che poi è stato tradotto. Si chiama proprio Umanistica underscore Digitale. Ed è un librino molto... Mondadori, Arnoldo, quello? Sì, Mondadori 2014, direi, o 2016, non mi ricordo più. È la traduzione di un libro del 2009, quindi è un po' datato, ma è secondo me interessante. E per il resto il mio consiglio sarebbe invece quello, cioè, di guardare nel senso che il posto che quelli sono i problemi metodologici, secondo me è molto utile da questo punto di vista, anche perché è un gruppo forse più vivace che ha lavorato su questo, in termini teorici, quindi poi in termini anche metodologici. Per il resto, secondo me, la cosa più sensata è cercare di, cioè banalmente, interrogare, nel senso di guardare il sito del consorzio IIIF, che è un protocollo informatico federativo per natura, legato alle immagini in questo caso. E poi appunto mi appoggerei proprio come riferimento ai siti di Europeana e di Gallica, se volete, cioè guardare lì quali sono i criteri che loro hanno utilizzato, perché fondamentalmente il digitale sì, ha una, appunto, come dicevo, c'è questo libro che sicuramente può avere un'idea metodologica, ma la verità è che le digital humanities crescono per progetti più o meno trial and error, sostanzialmente, più o meno di successo, che poi progressivamente vengono superati da qualcun altro. E quindi se vi dovessi dire cosa iniziamo a guardare, con chi mi metto in dialogo, io andrei dritto su Europeana da questo punto di vista. Sì, no, questo la ringraziamo, eravamo già orientati lì, no, visto che ha citato dei libri, è questo che mi aveva curiosito, questo se ce n'era qualcuno che lei riteneva particolarmente utile, perché sì, anche solo è già difficile intendersi quando si parla di digital humanities, di cosa si sta parlando. Certo. Certo, qui lo usano un po' come un mantra per non stare a porsi dei problemi, certo. Questo è pieno, ho capito, la ringrazio molto di tutto ciò. Valentina, tu hai altre cose da chiedere? C'è qualche punto che ti vorresti approfondire? No, mi sembra che insomma qui abbiamo un quadro complessivo, al limite penso se possiamo casomai al limite riscriverle se avessimo dei dubbi, certo. No, volentieri. E poi se vi fa piacere anche, cioè se ritenete che a un certo punto sia utile stabilire un dialogo con questi soggetti, noi siamo disponibili, quindi da questo punto volentieri, questo noi lo segnaliamo, la vostra disponibilità quantomeno, poi per il resto se noi avremo degli sviluppi in questo tipo di ricerca, senz'altro ci ritroviamo.